sono Enrico Baffi con la cagata, dai. Sembra di essere a scuola. Sembra di essere a... No, dimmi, tu mi devi dire, tu sei Enrico Baffico, mi fai le domande. Penso che la formazione di un individuo, sia un puzzle. Si collegano esperienze, cose le più apparentemente strane tra di loro. C'è la formazione di un individuo orizzontale, non è verticale, non è salire uno scalino dopo l'altro. Come ci insegnano a scuola, per esempio. Non puoi fare la seconda media se non hai fatto la prima. Invece secondo me bisogna zigzagare, bisogna a volte anche tornare indietro. Io mi ritengo un surrealista nel senso classico perché non faccio riferimento al mondo, alla dimensione onirica. Semmai il sogno ad occhi aperti, tutt'al più, ma non il sonno, il sogno, quelle cose lì, come sono stati i temi del surrealismo, no? Mi interessa più il surrealismo che c'è nella realtà, nelle cose, che si va dall'assurdo al comico, al tragico, anche al tragico involontario, al comico involontario. A me la parola artista non mi piace, perché è un'idea che viene dal romanticismo, che l'artista è come un unto dal Signore che dove mette il suo sigillo, quella come un remida, quella cosa diventa un'opera d'arte. Questo è stato possibile perché questo remida viene inventato da tutto quello che ha dietro, no? Un investimento finanziario. Critica eccetera eccetera, cioè oggi creare un fenomeno c'è tutto un sistema per cui si rimane un po' perplessi, no, non è per fare del moralismo, è per essere invidiosi, perché buon per loro, camperanno bene, ok, ma chi se ne frega, però la valutazione reale, ma si vedrà. Qualcosa rimarrà, certo non tutto. Secondo me del nostro secolo rimarranno i cartoni come cosa principale. I cartoni e il cinema sono l'impronta del Novecento, perché ogni secolo viene identificato, non che il resto non sia importante, ma ogni secolo poi d'amblè così a ciocco viene individuato in una cosa. Verrà, parlo dal punto di vista estetico, la scienza del Novecento è molto più importante per l'umanità, ma parliamo sempre in campo estetico, e saranno i cartoni, da Walt Disney ai Simpson, perché sono cose incredibilmente creative, meravigliose.
come ho detto nell'intervista che avevo fatto con Giovanelli, il soggetto, lui mi ha chiesto il messaggio, ma è una parola che non. Comunque c'è un soggetto, come una volta c'è il contenuto. È un pretesto, è come per il sarto il manichino, sopra ci può cucire una cosa bellissima come uno straccio, lì dipende poi quello che ci metti intorno. Cioè, se no diventa una retorica moralista, cioè, non esiste l'idea etica, morale, politica, sociologica, psichiatrica, psicologica, che sia talmente bella da sola di essere arte, non è niente in termini artistici. Bisogna vedere come viene vestita e proposta. Se è vestita di bellezza, è arte, e se no, non è niente, è una predica. È così. Ma il soggetto è il contenuto, che è una vecchia dicotomia, la croce anche prima dei Santi. È sempre stata una domanda di studi estetici, della critica. È un falso problema. Quando l'opera trasmette qualcosa e parla da sola, senza l'artista o il critico che la spiega, quando parla da sola sono tutt'uno, quella è l'opera d'arte. È orribile perdere l'infanzia. È come uno che non ha reciso il legame con l'infanzia, secondo me è una persona dimezzata. Ha dato solo importanza a quella parte di sé che è venuta dopo. Invece l'infanzia è molto importante. Tanto è il momento in cui un individuo raggiunge il massimo grado di intelligenza. Finché non insorgono gli ormoni che rimbecilliscono, l'ormone sessuale a 12-13 anni rimbecillisce. Questo già la dice lunga. Prima invece hai la mente libera, sei più padrone della tua mente. Beh, l'ultimo dei miei cani è il mio testamento spirituale. Si chiama L'ultimo dei miei cani salvato dalla sua anima, cioè il diverso, la cresta, la criniera su cui ho fatto il gioco di parole con l'ultimo dei miei cani, perché in un'altra lingua non si potrebbe fare, lo possiamo fare noi perché sono parole italiane. È il diverso che si rifugia sopra il tavolo da biliardo, non è che sia perseguitato dall'umanità che sarebbero gli altri canietti, però non è capito, è visto con diffidenza e c'è il diavolo che cerca di prendere, di tirarlo dalla sua parte attraverso la complicità della società, dell'umanità, degli altri, di questi canietti, però arriva la sua anima in veste di angelo a salvarlo, e anche lui ha la criniera dietro della testa. E il diavolo, che è anche lui un canietto con ali da pipistrello e coda con la punta a freccia, come i draghi, se ne va sconsolato nel cielo, si allontana in questo cielo al tramonto, da perdente. La lotta per la sopravvivenza rende cattivi, c'è poco da fare. È una lotta continua a tutti i livelli, a tutte.
in tutti gli strati sociali, in tutte le categorie. Io mi sono sempre tenuto fuori e anche grazie a quello che avevo scelto di fare nella vita, perché il distacco era funzionale a quello che volevo fare. Non mi potevo coinvolgere perché non avrei potuto vivere la vita come l'ho vissuta. Mi è andata bene, potevo andare male, potevo inciampare. Ho raggiunto la ragione per continuare a vivere come ho vissuto. Non mi considero un fallito, ecco. Però non mi considero nemmeno uno che è arrivato chissà dove. Così, ho dato un senso alla mia vita, alla mia esistenza. Basta, cioè, ma mi sembra già molto poi. Arrivare a 72 anni e dire, beh, ma tutto sommato, sono contento.